Sì, Olivia. Sala, mi assicuri? Sì, va bene, la faccio accomodare. Sara, come sei cambiata? Ti sorprende vedermi, vero? Accomodati, te ne prego. Grazie. Allora, come ti vanno le cose? Se pensi... Sessualmente bene, dopo che ho lasciato casa tua, cacciata da tua moglie col tuo vile consenso. Mi sono innamorata di un francese mangiasoldi che mi svuota la cassa. Però mi rende tanto felice. Se è per questo, mi piacerebbe aiutarti, Sara. Lo sapevo, perciò sono venuta da te. Per chiederti un finanziamento. Di quanto hai bisogno? Ma non sono qui per l'acquisto della solita pellicetta. Vengo a proporti un investimento ragionevole. Diciamo un mensile. Che cos'è un'imposizione? Esatto. Una piccola cifra che ci farà vivere come desideriamo. In definitiva, cos'è che pretenderesti, Sara? Ma te l'ho già detto. Non voglio più avere limiti io quando tu e tua moglie avete tutto. Tanto che non sapete più che farne dei soldi che vi avanzano. Questi non sono affari che ti riguardano. Invece è qui che ti sbagli. Io mi sono abituata al lusso da quando ho lasciato casa tua. Ma tu non ti sei più occupato di me. Ora ho deciso di chiederti un risarcimento a danni. Luis Antonio, io ho diritto ad almeno 30.000 pesos al mese. 30.000 pesos al mese? Perché? Desideri darmene di più? Non ti darò un bel niente. Ah, è così che intendi aiutarmi? Basta così. Quando sei entrata ero ben disposto. Ma quando hai cominciato a parlare mi hai fatto cambiare parere. Non sto chiedendo la tua stima. Non l'hai mai avuta? Ah, no? Caro Luis Antonio, tu farai quello che voglio io. Mi darai il denaro oppure in caso contrario? In caso contrario cosa? Marisabel saprà che non è figlia tua né di Mariana e che l'avete presa in un orfanotrofio. Io dirò a Marisabel che lei non è vostra figlia, ma che l'avete presa in un orfanotrofio e che io ero già in casa quando voi l'avete portata. E se vorrà fare una verifica, le darò con piacere l'indirizzo dell'istituto. Saresti capace? Ci puoi contare, ormai mi conosci. Sei una sporca ricattatrice. Che volgare, ognuno si attacca a quello che può. Guarda che se ti avvicini a Marisabel e le dici qualcosa, sono capace di staccarti la lingua. Ingegnere Luis Antonio Salvatierra, io non ho nulla da perdere. E se mi ammazzi, in galera ci finisci tu. Le mie decisioni io le ho prese. E se non farai ciò che voglio io, dirò tutta la verità a Marisabel. No. No, la tua cattiveria non può arrivare a tanto. Per te non conta che l'hai cresciuta proprio tu. Da quello che ricordo, nessuno ha mai avuto pietà di me, neanche una volta. Vuoi il cuore più duro di una pietra? Questo non lo dicevi quando ci amavamo. Non ti ho mai amata! Ah, no? Allora come lo chiami ciò che hai fatto su di me? Una bassezza, della quale non mi pentirò mai abbastanza. A sedurmi sei stata tu. Caro, non sono venuta qui per un corso di sessuologia. Torniamo al dunque. Al denaro. Ho bisogno di soldi. Me li darai? O preferisci che dica la verità a Marisabel? Non ho intenzione di incontrarti ancora, Sara. Dimmi una volta per tutte quanto vuoi, ma non farti più vedere. E va bene. Se vuoi farmi felice in una volta sola, dovrei sborsare una sommetta non indifferente. Quanto chiedi? Diciamo 500.000 pesos, d'accordo? Io... No, 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 no. Li voglio tutti in contanti. Ma nessuno, nessuno terrebbe mai una somma così importante nei cassetti. Ti ho detto in contanti, Luis Antonio, per evitare complicazioni future. Nella cassaforte di una società ci dovrebbero essere. Fai una telefonata al cassiere e vedrai come saltano fuori. Sta bene. Ah, e niente brutti scherzi.
Anche dietro le sbarre. Potrei sempre far sapere la... Ma nessuno. Nessuno terrebbe mai una somma così importante nei cassetti. Ti ho detto in contanti, Luis Antonio, per evitare complicazioni future. Nella cassaforte di una società ci dovrebbero essere. Fai una telefonata al cassiere e vedrai come saltano fuori. Sta bene. Ah, e niente brutti scherzi. Anche dietro le sbarre potrei sempre far sapere la verità a Marisabeth.